tutti, bentornati sul canale, buongiorno, sono sveglia da poco e dalla voce forse si sente e anche dalla faccia si vede. Comunque, mi preparo con voi stamattina perché io e la Sofia siamo a casa da sole, lei sta studiando e quindi ne approfitto, visto che è tanto che non riesco a fare un Get Ready With Me, non devo andare da nessuna parte in particolare, comunque ne approfitto anche per stare un po' in compagnia con voi e quindi parto con il tirarmi sui capelli. Ho già messo sulle labbra Dr. Lip, stamattina ho fatto lo scrub e ho messo il balsamo labbra. Adesso mi preparo con voi, facciamo due chiacchiere così giusto per. Allora, parto con la base e metto il primer di Zao, visto che lo voglio smaltire, sto cercando di utilizzarlo anche durante la settimana. Ho già fatto ovviamente la mia base viso con creme varie. Stamattina ho utilizzato anche questi patch occhi dorati di cui vi ho parlato nel video delle cose che funzionano. Il contorno occhi è bello liscio e piallato. Quindi procedo con il primer. Questo primer ha delle perle riflettenti che rendono poi il fondotinta più luminoso. E visto che dopo vado ad utilizzare un fondotinta che anche quello voglio smaltire, che non è particolarmente luminoso, con questo primer migliora sicuramente la luminosità del fondotinta, ecco. Allora, questo lo stendo con il pennello della Real Techniques, l'Expert Face Brush, che uso da una vita, sia per stendere il primer che per stendere poi il fondotinta. Adesso lo uso solo per il primer stamattina. Delle volte il primer lo metto anche con le mani, però con il pennello mi trovo sicuramente meglio. Quindi primer steso, spero che ci sia una luce decente stamattina perché qui non batte proprio il sole, però è il punto dove ho più luce, che è poi la cucina, quindi come sempre ho traslocato. Fatto questo, procedo con gli occhi. Vado a mettere il primer occhi, quello della Too Faced. Stamattina siamo sole perché sono andati Andrea e Edo a prendere le bici nuove per i bimbi. La Sofia deve studiare geografia, che io non amavo particolarmente quando andavo a scuola, comunque dopo dovrò interrogarla, e anche inglese, quindi la domenica mattina gira un po' così, un po' di studio e di compiti, e solitamente faccio i lavori in casa. Però, visto che un po' li ho già fatti ieri, stamattina approfitto e mi faccio due chiacchiere con voi. Allora, messo il primer, stamattina con voi volevo utilizzare la Chocolate Gold, che sto utilizzando da diversi giorni ormai, sempre lei, quindi la ripropongo anche stamattina. Vado con un pennello da sfumatura, sempre quello di Zoeva, il 227, a prendere Sobowie, non so bene come si pronunci, comunque questo colore, che è un marroncino chiaro, il colore di transizione. C'è un profumino di cioccolato che non vi dico veramente. Ho già fatto colazione, quindi non mi fa gola più di tanto, però è buonissimo questo profumo. Questo ombretto si sfuma benissimo, è proprio un ombretto setoso che non fa macchia. Poi vabbè, a me quel primer di Too Faced mi dà sempre molte soddisfazioni, infatti ricompro sempre lui. Ok, allora, messo questo, vado a prendere Rolling You, questo avorio chiaro opaco, e lo vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare con un pennellino di BH Cosmetics.
Trovo che questa palette sia veramente completa per fare qualsiasi tipo di trucco, da un trucco un po' più soft nude, un trucco un po' più strong, perché con questi quattro colori matte comunque riuscite ad avere sia il colore per la transizione, il colore sottarcata, il colore più scuro per andare a dare un po' di profondità, quindi io insomma penso che non le manchi nulla. Poi ovviamente i colori metallici devono piacere. Stamattina volevo fare un trucco sull'oro, quindi utilizzerei Chocolate Gold, questo, e lo vado a prelevare con il dito. Questi metallici mi piacciono di più applicati col dito, mi sembra che rendano meglio. E lo vado ad applicare, cioè guardate, pigmentatissimo. Lo vado ad applicare al centro della palpebra. Bellissimo. Con il dito picchiettando fa un pochino di fallout, quindi per quello non vado mai a fare la base viso subito, cioè metto il primer così si asciuga, però il fondotinta lo vado sempre a mettere alla fine, così se ho un pochino di fallout di ombretti lo vado a pulire. Faccio la stessa cosa nell'altro occhio. Che strano fare un Get Ready With Me, un sacco che non ne facevo. Poi con un pennellino, sempre il solito di Eco Tools, con questa parte a lingua di gatto piccina, vado a prendere Love and Cocoa, questo marrone metallico. E lo vado a mettere nella parte esterna dell'occhio. Sono anche un po' fuori dalla mia comfort zone perché solitamente non utilizzo questi colori, però da quando ho preso questa palette mi sto un po' sbizzarrendo e devo dire che non è niente male. Lo vado a sfumare con l'altra parte del pennello e lo vado a mettere anche nella piega questo colore. Cioè, si sfumano da soli, ragazze, questi ombretti veramente sono una meraviglia. Ho un po' intensificato l'angolo esterno. Adesso vado a prendere Gold Dipped, questo, e lo vado a mettere vicino al condotto lacrimale con un pennellino che non mi sono portata. Vabbè, facciamo con un altro. Lo vado a mettere con questo pennellino da eyeliner perché non ho altro. Dà un sacco di luce questo colore. Quindi è perfetto per il condotto lacrimale. Poi sempre con questo pennellino vado a prendere sempre Love and Cocoa e lo metto anche sotto alla rima inferiore, così do continuità a quello che avevo messo nella parte esterna dell'occhio. Torno a intensificare un pochino il chocolate gold qua nella palpebra mobile e lo porto anche un pochino verso al colore che ho messo vicino al condotto lacrimale, così poi da unirli e vado a sfumare il tutto. Sfumo anche un pochino sotto. E vado a sfumare anche in alto. Oggi c'è una bellissima giornata di sole, quindi dopo andremo sicuramente a provare le biciclette nuove. Da domani, però, ammesso che viene a nevicare, forti nevicate, staremo a vedere. Se nevicasse almeno al mattino subito, così uno sta a casa, se invece viene a nevicare, che siamo già tutti fuori, è un po' un macello. Adesso vado a prendere il piegaciglia che sto utilizzando sempre sempre, quello di Mulac, e vado a piegare le ciglia. Faccio leggermente una riga di eyeliner marrone e utilizzo questa matita di Essence, la Long Lasting nel colore 02 Hot Chocolate, per rimanere in tema cioccolato. E la vado proprio a mettere nell'attaccatura delle ciglia, giusto per
far sembrare un po' una riga d'eyeliner. Considerate che io l'eyeliner non lo uso praticamente mai. Ho acquistato almeno un anno fa l'Epic Ink Liner di NYX. E l'ho utilizzato tipo 2 volte, l'ho provato ad utilizzare anche ieri, però io con l'eyeliner proprio non mi ci vedo. Non a tutte sta bene l'eyeliner. Io che ho l'occhio un po' infossato, con la palpebra un po' cadente, cioè mi va a incupire ancora di più a chiudere l'occhio, quindi solitamente utilizzo o nulla o una matita oppure faccio una riga con un po' di ombretto però. Non amo particolarmente mettere l'eyeliner. Pulisco qua sotto e vado a mettere il mascara, il Gentleman di Mulac, che si sta un pochino seccando. Quindi ho ripescato ancora lui perché non vorrei che si seccasse prima del tempo. E ho terminato diversi mascara questo mese. Mi sono data da fare quello smaltimento, come abbiamo fatto vedere nel video dei ripescati, e devo dire che sono soddisfatta perché ho terminato diverse cose che vedrete poi nei prodotti finiti, ovviamente. Questo mascara è molto bello, ve l'avevo messo anche nei Top Makeup 2017. Fa un effetto che a me piace particolarmente perché non mi fa grumi, anche durante il giorno non mi cadono i pezzi in giro, mi separa bene le ciglia, ha un effetto bello infoltente, allungante, lo trovo molto molto performante questo mascara, non è difficile da struccare assolutamente, quindi insomma. Adesso provo a fargli uno zoom, ma questo mascara qua secondo me è veramente un bel mascara. Questa è una passata, così vedete anche il trucco occhi. Ne vado a mettere un altro occhino. Devo imparare a mettere il mascara senza tirarmi la palpebra perché io solitamente faccio così. Che so che non è il massimo, però mi trovo meglio per non andare a pocciare la zona già truccata, che anche ieri mi è successo, ho provato a metterlo senza tirare la zona, ho pocciato tutto, quindi ho dovuto rifare un occhio odio profondo. Poi vado a sistemare le sopracciglia e utilizzo la matita Lingering di MAC. Che anche questa sto cercando di smaltire perché onestamente preferisco altro. Però ho preso anche la Brow Divine di Nabla perché ha spazzolino per andarle un po' a pettinare, quella di MAC non ce l'ha. Passiamo alla base. Utilizzo il fondotinta di Liquid Flora che onestamente non vedo l'ora di terminare perché ce l'ho aperto da una vita. È il secondo o terzo flacone che utilizzo, quindi vorrei finirlo per provare anche altro, che io ho nella colorazione 03 Golden Beige. Di questo fondotinta ormai ve ne ho parlato e straparlato, quindi non mi dilungo ulteriormente. Ne vado a mettere un pochino sul palmo della mano. E poi lo applico con il buffing brush sempre di Real Techniques. Ha una bella coprenza, mi va a coprire quelle macchie che ho da questa parte soprattutto e mi uniforma l'incarnato. Il colore 02, ve l'ho già detto tante volte, tende un pochino a essere grigio rosato, quindi io l'avevo preso. Ma sembravo Peppa Pig e quindi l'avevo poi cambiato con lo 03 che è un colore un pochino più neutro che risulterebbe leggermente più scuro del mio incarnato, però una volta sfumato e settato va benissimo. Lo 02 era veramente imbarazzante, cioè un orrore su di me. Non so se si nota, comunque qua ho coperto delle discromie
e ho uniformato la zona. Considerate che sotto ho anche il primer, quello di ZAO, che dà un pochino più di luminosità, perché questo fondotinta non è proprio opaco, ma non è sicuramente un fondotinta luminoso, ecco. Quindi lo vado a mettere anche qua. Ne basta poco, perché è bello denso, quindi dopo, una volta che lo andate a sfumare, fate tutta la zona con un puff, ci state tranquillamente. Sto prendendo un po' di colore. Vedete che si vede un pochino lo stacco viso-collo, a parte che il collo risulta sempre più chiaro. E oggi non ho neanche il maglioncino a dolce vita, quindi non posso ingannarvi. Poi, per quanto riguarda il viso, ho una macchietta qua, quindi la vado un pochino a coprire col correttore e vado a coprire le occhiaie con il correttore di NYX, che vi ho detto essere il dupe del Creamy Concealer di NARS. Questo io ce l'ho nella colorazione CW06. Prendo la mini Beauty Blender di Real Techniques e lo vado a sfumare. Questa colorazione che ho io del correttore è praticamente la corrispondente di Medium 01 Custard del NARS, praticamente uguale. Per chi si ricorda, ero andata in negozio da NYX con lo swatch del NARS sulla mano per trovare la corrispondenza del colore, insomma, di NYX uguale. Questa macchiolina, cioè, la lascio poi anche lì, fa anche niente, cioè non voglio avere una coprenza massima, non mi interessa, anche se si vede qualcosina. Cioè, poi fisso le sopracciglia con questo gel trasparente di Sante, che vi dirò la verità, a me non sta entusiasmando particolarmente. Cioè, non mi dura tutto il giorno, ecco. Solo che penso ci metterò un bel po' a smaltirlo perché lo sto utilizzando da un po', ma ce n'è ancora praticamente pieno. Per fissare il correttore vado a prendere, e anche tutto il viso perché ho preso solo questa, vado a prendere la Cipria Bian, anche questa rientra nei ripescati, e la vado a mettere un pochino qua nel tappino, che risulta marrone perché qui ci mettevo anche il fondotinta minerale, quindi il tappino si è tutto colorato di fondotinta minerale. La cipria la vado a mettere con il setting brush, sempre di Real Techniques, e vado a settare la zona del contorno occhi. Non mi segna durante la giornata questa cipria, ma lo setta bene e mi rimane così fino a fine giornata. Questa cipria contiene talco ed è perfetta anche per fare il baking, che però io non vado a fare perché avendo un contorno occhi secco non mi sembra il caso. Poi, sempre con un pennello di Real Techniques, il Multitask Brush, vado ad applicare la cipria anche su tutto il viso. Poca, perché comunque a me il fondotinta di Liquid Flora non mi lucida e non mi si sposta durante la giornata, quindi ne vado a mettere un pochino giusto per, ma non ne avrei neanche bisogno, a volte non la metto neanche sul viso. Vado a togliere anche sta cosa perché mi sta dando noia. Come bronzer, sempre e solo lui, il Butter Bronzer di Physician Formula, e lo vado ad applicare con un pennello della Real Techniques il contour brush. Questo bronzer profuma veramente di cocco, di monò, è buonissimo come profumazione. Diciamo che oggi ho un trucco particolarmente profumato tra gli occhi e il bronzer, e anche il blush è profumato, quindi
da fare un leggero contouring anche qui e sfumo un po' anche qua sotto. Poi blush vado a mettere quello di Kiko, se lo trovo qua, il blush cotto dell'Arctic Holiday Marmoreal Biscuits che vi avevo fatto vedere in un video haul. Colore stupendo, veramente questo colore qua è bellissimo. Ha un profumino di zenzero, un profumino speziato, molto buono anche quello. E lo vado ad applicare con lo stippling brush di Real Techniques, ovviamente. Cioè, questo blush è meraviglioso. Dà una luce che non servirebbe neanche l'illuminante. Un pochino lo vado ad applicare lo stesso, però perché l'illuminante non può mai mancare. Bellissimo questo blush, troppo bello. Illuminante, ho ripescato il Mary Lumanizer di The Balm, che è una certezza, questo illuminante è stupendo. Ed è anche scavato, non so da quanti anni ce l'ho, ma è un illuminante storico ormai. E lo vado a mettere con la rivelazione dell'anno 2017, il Fan Brush di Mesauda. Si vede? Io lo vedo, infatti anche troppo basta. Guardate, sì, si vede, direi, dall'anteprima si vede. Ne vado a mettere anche un po' qua, un po' sull'arco di Cupido. Matita che ho ripescato e sto terminando, la Perfect Eye Duo, non lo so perché si è cancellata, comunque quella di Kiko che ha da una parte l'avorio opaco e dall'altra quello illuminante, diciamo. Con questa vado a fare il contorno delle labbra, dalla parte ovviamente più satinata. Come rossetto vado ad applicare questo di Zoeva, dei Pure Velour Lips, mi sembra si chiami, che io ho nella colorazione Pale Plethora, che vi avevo fatto vedere, adesso qua non si vedrà probabilmente, comunque vi avevo fatto vedere nell'ultimo video novità. L'applicatore è fatto in questo modo e lo andiamo a provare insieme. Ho lasciato un pochino di balsamo labbra sotto. Sono andata a mettere un pochino di matita marrone anche nella rima interna, sempre questa di Essence, e direi che così io termino il make-up. Il rossetto forse ci può stare. Ero indecisa se mettere Nude Sunday di Clio oppure Burlesque, proprio per dare una botta al tutto, che forse non era male neanche questo. Comunque vabbè, vedrò nel corso della giornata se cambiarlo, anche perché non avendo particolari programmi non mi interessa particolarmente. Comunque ho uno zoom Fatemi sapere se voi avreste fatto qualche modifica e fatemi sapere quello che volete, scrivetemi se vi va. E spero di avervi tenuto un po' di compagnia come voi l'avete tenuta a me. Io vi ringrazio per aver guardato anche questo video, vi auguro un buon proseguimento di giornata e se vi va ci vediamo alla prossima. Ciao!